Perché dovrebbero mentire sulla forma della terra? Perché dovrebbero fare questo? Perché stanno cercando di nascondere il fatto che sperimentiamo la nostra vita su un piano infinito o su una terra piana anziché su una palla. Se isoli le persone portandole a credere nell'idea che scorrazziamo su una biglia blu che gira su se stessa e che si trova nel mezzo di un universo infinito che si espande all'infinito. Un momento, sentiamo questo bambino di 10 anni che fa una domanda agli astronauti dal video NASA, bambino di 10 anni, domanda intelligente. They say the universe is infinite and expanding. Can you say how something infinite can expand? È un concetto che non può esistere per chi ha un inizio ed una fine, come la nostra vita. Ma per farci credere a qualcosa che non ha né principio né fine, che non ha limiti, diventa più facile per farci sentire che siamo insignificanti in nullità. Ecco perché mentono. Quando vorrebbero farci credere che ci sono migliaia di milioni e miliardi di altri mondi e che magari esistono altre civiltà, trasmettono alla maggior parte delle persone di non aver alcun valore e di essere nati per caso. Infatti hanno inventato la teoria, non teorema, del Big Bang. Chi? Un gesuita, Georges Lemaître. Invece siamo esseri unici, creativi, autodeterminati, intellettualmente liberi, pervasi di preziosa energia in grado di scambiarla gli uni con gli altri quando siamo vicini. Ecco perché il distanziamento. E farci credere a questa palla fornisce ai controllori terreno fertile per costruire altri inganni, per costruire altre menzogne. Mentono per avere il controllo totale, mentale, fisico, spirituale ed in ogni modo ed in ogni forma possibile. Questa enorme menzogna è l'inganno più grande che ci sia, ma una volta compresa espone tutti gli altri inganni. Ecco perché chi ha capito questa menzogna viene preso di mira. Ecco perché stanno indebolendo l'umanità a livello mondiale, sia intellettualmente che fisicamente. Capire questo inganno fa crollare e smaschera il potere dell'élite, della tecnocrazia. Tecnocrazia è un tipo di governo col predominio dei tecnici, vale a dire degli specialisti, nel nostro periodo storico degli informatici, nella vita sociale, politica ed economica non solo di un paese, ma del mondo intero. Il termine tecnocrazia deriva dalle parole greche techne, arte o tecnica, e kratos, potere, ovvero potere della tecnica. E il relativo concetto fu introdotto dal francese Henri de Saint-Simon nel suo Riorganizzazione della società europea nel 1814, laddove, affrontando filosoficamente il nodo dell'approccio dei governi alla risoluzione dei problemi sociali, sostenne la necessità di andare oltre l'approccio sperimentale per affrontare questioni politiche e superare questa infanzia della scienza. Un secolo più tardi, nel 1919, William Henry Smith, ingegnere statunitense, inventò la parola technocracy per descrivere il ruolo delle persone reso effettivo tramite l'azione dei loro servi, gli scienziati e gli ingegneri nel suo articolo Tecnocrazia, modi e mezzi per ottenere la democrazia industriale pubblicato su Industrial Management. Dal 1932 in avanti, infatti, sotto l'influenza dell'ingegnere Howard Scott, il termine tecnocrazia iniziò ad assumere il significato di sistema di governo basato su decisioni prese da tecnici. Infatti sono decenni che l'educazione, la scienza, l'economia, la televisione, i musei, le università pensano tutte nello stesso modo da un credo tramandato da un secolo. Avete visto la mia ricerca sui giornali storici? Da quanto tempo hanno smesso di insegnare a scuola che la Terra è piatta? Un secolo fa. Prima a scuola insegnavano la Terra piana. Fatevi queste domande. La Terra gira a quasi 1700 km orari all'equatore e viaggia intorno al Sole a 107.000 km orari. E il Sole viaggia attraverso la galassia a 13.200 km all'ora, ovvero 937.320.000 km in un anno. Sono quasi 13 trilioni di chilometri che il Sole percorre dall'anno zero in un anno luce.
Da migliaia di anni le persone, guardando il cielo, vedevano le stesse stelle che vediamo oggi, e se avessero avuto le stesse ottiche che abbiamo a disposizione oggi, sarebbero state in grado di fotografare scie stellari perfette, esattamente come quelle che vediamo noi. Ma non è solo per questo che ci mentono, lo fanno perché vogliono rubarci l'anima. Attraverso il fornito indice alfabetico cercate la playlist Dinos Song Playlist e scegliete fra le tante canzoni So che ci hanno mentito e che vi stanno privando dell'anima Unplugged del 20 maggio 2020. Comunico che sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio, pubblicato nel 2019, e Il secolare, nuovo ordine del male, pubblicato questo mese di settembre 2024. Link in descrizione.